Sei nuova? Sì, se ti va ti diamo una mano. Violet, Rose e Ether sono tre compagne di college che condividono diverse manie come l'igiene personale, i profumi, l'abbigliamento sempre alla moda e il ballo di gruppo, ma anche la convinzione di poter cambiare radicalmente la vita sociale dell'East Coast College. Uno che sia più figo di te. Ciao. È con questo intento e con queste bizzarre terapie che le tre amiche hanno fondato un centro di prevenzione suicidi per le matricole. Sì, e lo aiuti a esprimerle e a crescere. Quando nella scuola arriva la graziosa e innocente Lily, trasferitasi da un altro ateneo, la leader Violet insieme alle sue due assistenti la accolgono amorevolmente, non sapendo che con il suo equilibrio mentale porterà tutte loro a doversi confrontare con il mondo maschile e quindi con la sconfitta, con la sessualità, con l'amore non ricambiato e con una serie di inaspettate contraddizioni che metteranno seriamente a repentaglio il loro equilibrio mentale e la loro amicizia. Caso un ragazzo? Ve la manda quel ragazzo laggiù. È una mossa da playboy, da donna... Diretto dall'americano Whit Stillman, già dietro la macchina da presa con Barcelona e The Last Days of Disco, Damsels in Distress è una frizzante commedia caricaturale tutta giocata sulla demenzialità spicciola e sulla parodia della società americana, accompagnata purtroppo da un'invadente colonna sonora che non smette mai di rimbombare nelle orecchie. Frank? Frank è stupido e lo sapevamo. Ma che fosse un lurido playboy da strapazzo è una vera novità. Reginetta assoluta di questa commedia degli eccessi molto sopra le righe è la bravissima Greta Gerwig. Apparentemente arrogante e in realtà molto fragile, Violet avrà un crollo psicologico dovuto ad una delusione amorosa, da cui saprà riprendersi con le sue forze per poi tornare alla vita di prima, più rafforzata che mai. No, ma è chiaro quello che intendi dire.